Inizierà di venerdì il campionato di Pescara e Pineto. Stamani la Lega Pro ha ufficializzato la calendarizzazione delle prime 7 giornate di campionato e il primo dato che spicca è come per le due cugine la domenica sia poco gettonata. Appena 2 impegni per il Pineto, uno solo per il Pescara. Per la squadra di Baldini ci saranno addirittura 3 posticipi consecutivi del lunedì sera, 16, 23 e 30 settembre. Come detto, prima giornata per entrambe di venerdì, Ternana-Pescara e Pineto-Lucchese, contemporaneamente alle 20:45. Seconda di campionato col Pineto in trasferta col Sestri Levante sabato sera alle 20:45, per il Pescara match serale di domenica con la Torres. Terza giornata e nuova contemporaneità sabato sera alle 20:45, Rimini Pescara e Pineto Arezzo. Poi per il Pescara inizia la serie di lunedì consecutivi, 16 settembre Pescara Pianese, 23 settembre Pescara Perugia, 30 settembre Pescara Carpi. Nel mezzo il turno infrasettimanale con la trasferta serale sul campo della Virtus Entella di giovedì 26. Pineto, che alla quarta giocherà in serata a Terni domenica 15 settembre, poi altra trasferta a Sassari sabato 21, infrasettimanale casalingo giovedì alle 18:30 col Pontedera e trasferta domenica in casa del Legnago alle ore 14. Intanto si apre una settimana importante sul fronte calciomercato per il Pescara. Silvio Baldini attende l'arrivo del terzino belga Mats Lemmens, ieri impiegato dal tecnico dei salentini Gotti nell'ultimo match in Austria contro l'Huddersfield. Di rientro dalla tournée il giocatore si aggregherà al club biancazzurro, che peraltro mercoledì sosterrà l'ultimo giorno di lavoro a Palena e già giovedì pomeriggio giocherà la seconda amichevole estiva a Silvi, ore 17:30, contro la Renato Curiangolana. In questi giorni attesi sviluppi definitivi per l'approdo in biancazzurro di Samuele Damiani, in uscita dal Palermo, giocatore richiesto da Baldini. Il Pineto ieri è partito alla volta di Cascia per la seconda parte del ritiro. Dopo Azio Osmanovic, la società del presidente Brocco si è assicurata anche il 23enne difensore centrale italo-romeno Eduard Dutu dalla Fiorentina, lo scorso anno in prestito alla Virtus Francavilla. Pineto, che in Umbria sarà atteso da 2 amichevoli di cartello contro Forti Parigrado, dopodomani ad Assisi, ore 18 contro il Catania, e poi sabato 3 agosto, ore 17:30 a Cascia contro il Perugia, avversaria diretta del Girone B.